Ciao ragazze e bentornati sul canale. Allora, oggi in questo video vi faccio vedere un po' di acquisti che sto effettuando in questo periodo online. Ma prima vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella. Giù nell'info box trovate tutte le informazioni per quanto riguarda gli altri social. Dunque, oggi mi sono arrivati due pacchetti che ho approfittato degli sconti che ho trovato su questi siti. Il primo è questo qui, che è un ordine che ho fatto su Beauty Bay, che ora andiamo a spacchettare, sperando che sia tutto integro. Allora, la scatola si presenta in questo modo qui. Andiamo a vedere. In effetti, questi sono due regali che mi hanno fatto mio marito e mio figlio, perché il 14 è il mio onomastico e quindi mi hanno chiesto di scegliere il mio regalo. Allora, sono due palette di Anastasia, le ultime due palette praticamente, che le volevo prendere da un po' di tempo e ho approfittato del 20% di sconto, già erano scontate, però si poteva aggiungere un ulteriore 20% e quindi ne ho approfittato subito. Spese di spedizione gratuite, arrivato con Bartolini, ci ha messo un po', però io già ho acquistato altre volte da loro, quindi sono sempre trovata bene. Speriamo che anche stavolta non mi deluda. Vorrei capire come. Ok, ne hanno messo due. 2 pluriball. Allora, la prima è questa di Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance, che ho visto tanti look su Instagram e me ne sono innamorata degli swatches, insomma, un po' di cose che ho visto. In teoria questi sono i colori che adesso andiamo a vedere subito l'interno. Bello anche il colore della scatola esterna, uno dei miei colori preferiti per quanto riguarda invernale, come colore, uno dei colori invernali. Che bello! All'interno si presenta di vellutino, troppo bella, 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 mi piace tantissimo come si presenta. Vediamo i colori. Wow! Allora, si presenta con uno specchio e con una cartina di protezione. Questi sono i colori. Voglio ritornare a fare qualche get ready with me che mi è stato anche richiesto su Instagram, quindi sicuramente a breve ritornerò a fare i miei look. Magari proveremo insieme questi ombretti. Troppo, troppo bella. Meravigliosa. E la seconda andiamo a vedere. È la Cosmos. Troppo, troppo bella. Anche qui troviamo un bel pack esterno. Meravigliosa anche quella interna, il pack interno bello. Ah, che peccato, ragazze! Mi è arrivata con una cialda rotta, davvero un peccato. Che peccato, che peccato, vedete? Con una cialda rotta. Veramente un peccato.
che è anche quella più bella, vedete, quella più particolare. Ho letto che a molte persone è capitato, anche a una mia amica, che però lei l'aveva presa su Cult Beauty, e vabbè, è capitato anche a me. Vedremo un attimo come compattarlo. Vediamo un attimo. Che peccato, veramente. E vabbè, che vogliamo fare? Secondo me questa cialta è davvero molto molto delicata. Peccato peccato peccato. Vabbè, rimango un attimo così di lato perché altrimenti mi sposta anche tutti gli altri colori. E mettiamo anche questa a posto. Poi, andando avanti, altro ordinuccio l'ho fatto su Beauty, Bio Boutique La Rosa Canina, sempre perché fino al 1º ottobre c'era lo sconto che si poteva aggiungere sull'ordine, su tutto il sito, sia se, insomma, c'erano due fasce che si potevano inserire dei codici, una del 20 e una del 25. Io ho utilizzato quello del 20 e ora vi mostro il contenuto. Sento già un profumino. Allora, ecco il contenuto. Andiamo ad aprire. Ok. Allora, ho preso un po' di prodottini per i capelli, qualcosa anche per la skincare, ma che si possono usare anche per i capelli. Allora, vi mostro prima il primo prodotto per capelli. Ho ripreso l'olio di cocco della Thea Natura. Io già l'avevo provato in passato e mi sono sempre trovata bene con questo brand, e quindi l'ho voluto riprendere per utilizzarlo come impacco quando mi faccio gli impacchi pre-shampoo. Poi ho preso della saponaria, ho preso questo attivo capelli acidi della frutta AHA, che è un prodotto nuovo della saponaria, che è un anticrespo più lucidante. Ne ho sentito parlare veramente molto bene ed ero curiosa di provarlo. Poi molti prodotti erano anche scontati, quasi tutto, mi sembra. Poi ho preso, sempre per i capelli, questo prodotto qua della Giada, ed è praticamente un impacco con erbe, acido ialuronico e ayurvediche, penso che si dica. È un prodotto per fare gli impacchi che unisce i benefici delle erbe, ed è questo qui. Anche qui ne ho sentito parlare molto bene, anche di questo prodotto ne ho sentito parlare molto bene, quindi l'ho voluto prendere. Poi ho preso, sempre per i capelli, due olietti. Io ho preso anche un altro di questi olietti che già lo sto provando come impacco e mi sto trovando benissimo. E ho voluto prendere anche questi per provare, poi vi faccio vedere anche l'altro che sto utilizzando. Sono dell'HD e sono sia per aiutare a stimolare il bulbo per la crescita che per farli più lucidi. Sono veramente molto molto curiosa di provarli, anche questi
Anche questi li ho voluti prendere perché sono stati dei prodotti che mi hanno incuriosito, ma anche perché ho letto molte recensioni positive e benefiche per quanto riguarda i capelli. Ed infine ho voluto prendere l'acido ialuronico sia per il viso, che lo posso usare sia per il viso, che si può utilizzare all'interno dello shampoo, degli impacchi, del balsamo, di tutti i prodotti che si possono che si usano per lo shampoo, per i capelli quando ci facciamo gli shampoo, ed è un anti-age più idratante, quindi ottimo, che aiuta il capello a rinforzarsi e a essere anche più bello. Però diciamo che quando vengono i periodi autunnali come quelli primaverili è sempre meglio aiutarsi con prodotti di buona qualità. Mi hanno messo due prodotti di campioncini, uno è una crema notte della rosa moscueta, alla rosa moscueta della Bio Heart, e poi della Puro Bio un fondotinta Sublime Droop Foundation numero 03. Vedremo come sarà. Dunque ragazze, questi sono stati i miei spacchettamenti per il momento. Sicuramente vi allegherò anche gli altri acquisti che farò in questo periodo. Per il momento vi saluto e vi lascio a seguito. Ciao! Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Altro spacchettamento, altro acquisto che ho fatto su questo nuovo sito che si chiama Best Fire. È un sito davvero con dei prezzi veramente, secondo me, molto buoni, ottimi. Poi se vi interessa qualche prodotto basta che me lo dite, io vi metto il link direttamente e vedete il prodotto, insomma, direttamente. Sono prodotti che finalmente ho trovato a un ottimo prezzo su questo sito, ma appena li vedrete già capirete di che cosa si tratta. Direi di andare ad aprirlo. Dopo svariati ricerche, ho trovato questo sito dove appunto sono stata super super contenta di aver trovato questi prodotti con un prezzo minore rispetto a quello che io ho in passato speso e che c'è attualmente su questo sito. Allora, sto parlando dei prodotti di Devines, lo shampoo e le gocce per quanto riguarda la caduta dei capelli. Siamo sempre lì. Vi dissi in qualche video che questi prodotti, ahimè, sul loro sito sono aumentati ulteriormente dall'ultima volta che io feci l'ordine sul loro sito, e praticamente già li avevano aumentati sul loro sito, insomma, quello di Devines, e questa volta che li volevo ricomprare sono addirittura aumentati ancora di più. E allora, se vi ricordate, ve lo dissi che non li avevo presi sul sito loro, perché mi sembrava un prezzo troppo eccessivo, sinceramente. Qui ho trovato non solo i loro prodotti con prezzi minori, ma mi hanno fatto applicare anche uno sconto e la spesa di spedizione gratuita. E quindi stiamo parlando dello shampoo che io stra adoro e che ho provato per la prima volta grazie alle My Beauty Box, e poi le gocce queste qua, che devo dire che io ho provato anche
il tonico, se vi ricordate, in qualche tempo fa. Devo dire che sinceramente tra il tonico e le gocce non ho trovato differenza, per cui alla fine mi è sembrato lo stesso prodotto come quello delle gocce. Alla fine ho optato per prendere di nuovo le gocce, perché poi alla fine è lo stesso prezzo. Purtroppo questo è il prodotto, quello più alto, quello che ha il prezzo più alto rispetto allo shampoo e altri prodottini di questa linea. Qui troviamo la boccetta in vetro, ma loro sul sito loro della Deviness lo hanno fatto in plastica, perché loro, come già vi avevo spiegato, loro sono attenti all'ambiente, a tutto quanto, però a quanto vedo questo sito non si è ancora diciamo portato sulla fascia della plastica. Comunque, mentre vabbè, lo shampoo è in plastica. E poi troviamo un campioncino. Questo è un campioncino di balsamo della linea Love. Io non l'ho mai provata questa linea. Dice che è per capelli crespi e indisciplinati. Ma magari vedremo un attimo di provarla, vediamo un attimo come sarà, insomma. Quindi per il momento è questo. Sapete già io cosa ne penso di questi prodotti, ve ne ho parlato tantissime volte, anche se ho comprato altri prodotti che sto utilizzando, li sto testando, e poi più in avanti vi farò una recensione su tanti prodotti che sto testando, e quindi poi ve ne parlerò, insomma, prossimamente, più avanti, insomma. Per il momento questo è quanto per quanto riguarda questo sito. Se vi interessano questi prodotti, vi lascio comunque il link, fatemi sapere se vi interessa, io vi lascio il link. Purtroppo qui non c'è neanche, non c'è la fattura interna. E quindi vabbè, questo è quanto, vi mando un bacio. Comunque sto cercando di provare quanto più prodotti è possibile, e perché sono molto curiosa di altri prodotti che voglio testare, e insomma poi ve ne parlerò diciamo appena possibile. Vi lascio al seguito del video. Ordine di Amazon appena arrivato, vi faccio vedere cosa ho preso per la mia cucina. Ed ecco qua, ho preso questa griglia per fare la carne arrostita, per fare insomma le grigliate. All'interno c'era anche questo pennello porta il manico che ho inserito io nelle estremità. Devo dire che è davvero un buon prodotto. Non ho pagato tantissimo. Comunque, se vi interessa, fatemi sapere, vi metto il link. Ho preso un prodotto della Pantene nuovo, che volevo comprarlo in verità in qualche negozio, ma che ovviamente, come sempre, non ho trovato. E quindi automaticamente, invece di girare 3000 volte i negozi, io appoggio sempre, appoggerò sempre i siti online, perché si trova sempre tutto a differenza dei negozi, e quindi preferisco sempre acquistare online. E sto parlando di questo prodotto qui per i capelli, praticamente è un siero per la notte, si applica appunto la sera prima di andare a letto. Si tratta praticamente di un siero per la sera, per la notte, si utilizza appunto per tenerlo tutta la notte. Io utilizzavo un prodotto della Phyto, che era una crema anch'essa, che si chiamava il Secret The Night, però praticamente è uscito fuori produzione, si trova
su qualche sito, ogni tanto anche scontato, più di 20 euro. A sto punto mi sono detta, proviamo un prodotto che è più, diciamo, più facile da reperire sui siti come Amazon e che costi meno. Infatti questo scontato l'ho pagato 8,90 euro ed è fatto così. Si utilizza appunto prima di andare a letto e quindi da stasera praticamente lo utilizzerò, poi vi farò sapere come mi trovo. Come questo c'è anche quella da giorno, però io sto utilizzando la Fito numero 7 da giorno, insomma, che anch'essa è una crema. Ciao a tutte, oggi apriamo insieme un nuovo pacchetto da parte di TRND. Sono stata scelta per un nuovo progetto, adesso vi faccio vedere che cosa contiene il pacchetto. Sono dei prodotti per capelli per questo periodo che appunto essendo il periodo del insomma che cadono i capelli, quindi per la caduta, sono prodotti per la caduta e sto parlando della Keramine H, in particolare questo shampoo rinforzante anticaduta per capelli con problemi di caduta con centrifugato di zenzero. Un prodotto da 250 ml che sicuramente proverò e poi vi farò sapere in un video su YouTube. E poi, come secondo prodotto, sempre della stessa linea che la Mini H, sempre dello stesso brand, abbiamo la lozione. Sono prodotti che vanno utilizzati in combo, quindi poi li userò e vi farò sapere cosa ne penso sul mio canale YouTube. Quindi seguitemi per scoprire se questi prodotti fanno ciò che promettono e vi aspetto su YouTube. Un altro prodotto che ho acquistato è quest'olio dell'HD che l'ho acquistato in un negozio che è vicino casa che vende prodotti bio sostanzialmente. È praticamente un olio che aiuta in primis per la caduta dei capelli e praticamente è un olio che riduce anche la caduta dei capelli e la comparsa precoce dei capelli bianchi, favorendo una crescita forte del capello. Allora, io questo l'ho già utilizzato sia come impacco per quanto riguarda la caduta dei capelli, ma anche per le lunghezze e perché sulle lunghezze praticamente aiuta ad avere un capello più lucido, più morbido e setoso. Diciamo che le prime impressioni sono state buone, come le prime impressioni con gli altri oli KD che vi ho fatto già vedere prima, insomma. Quindi per il momento non so se acquisterò altro, nel caso poi aggiungerò a questo video. Per il momento questi sono gli acquisti. Ha un odore che non può piacere, infatti a me non piace molto, però poi una volta che si fa lo shampoo va via, insomma, quindi non vi rimane sul capello. Però vi rimane quel bell'effetto lucido, liscio, di un capello ripristinato, veramente un bel prodotto. Ora, il negozio di cui io ho fatto anche in passato acquisti, che vende prodotti bio, è questo qui praticamente, che si trova proprio vicino a casa, lo potete trovare anche su Facebook e su Instagram. E non vi ho fatto vedere i campioncini che mi aveva dato quando ho preso l'olio e quindi mi ha dato in quella situazione due shampoo di Alchemilla, uno lenitivo per cute delicata e un altro per lavaggi frequenti. Poi, sempre di Alchemilla, questo extra liscio che sono molto curiosa di provare, uno di Giada, uno shampoo rinforzante. Quindi sono dei campioncini che voglio provare. La seconda volta che sono andata, vabbè, mi ha dato questa bustina qua stavolta.
e ho preso, perché mi ha messo i canzoncini che ve li faccio vedere dopo, ho voluto prendere per provare lo scrub di Alchepilla. Ne ho sentito parlare veramente molto bene e voglio iniziarlo ad utilizzare. Io in verità già l'ho provato una volta, lo voglio appunto utilizzare una volta a settimana, dato che ora sto facendo comunque gli impacchi per la perdita dei capelli e tutto quanto, i capelli si sporcano più facilmente, quindi faccio due shampoo a settimana. L'ho pagato 13,90. Che dire, allora, mi piace tantissimo. Già dalla prima applicazione mi ha sorpresa. Vi faccio vedere come si presenta all'interno. Ed eccola qua, si presenta in questo modo qua. Praticamente ha una profumazione veramente superlativa, a mio avviso. Allora, è un prodotto che ha all'interno dei microgranuli veramente impercettibili, quindi sul cuoio capelluto è molto molto delicato. Va ad essere applicato sul cuoio capelluto dopo lo shampoo, si tiene per 5 minuti, 10 minuti, poi ognuno è libero di tenerlo quanto vuole. Io l'ho tenuto 5 minuti e poi ho risciacquato. Che cosa ho riscontrato? Una cute immediatamente fresca, freschissima, veramente una coccola. Quindi io ne deduco che questo prodotto in estate è veramente il top. E poi ho riscontrato che quando poi ho risciacquato i capelli, ho riscontrato dei capelli super 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 lisci e morbidi, tanto che non ho utilizzato né balsamo né maschera. Avevo comunque già fatto un pre-shampoo con la mia solita maschera che sto utilizzando in questo periodo, che è quella di Garnier alle mandorle, con olio di cocco e acido ialuronico. Quindi veramente, ma dopo questa veramente, cioè, sono rimasta sbalordita. E quindi ragazze, io lo inserisco nella mia hair care routine una volta a settimana. Vi faccio vedere i campioncini. Allora, questi sono i campioncini che mi hanno dato quando sono andata a comprare lo scrub, e quindi mi hanno dato un pre-shampoo che sono andata a vedere qui, praticamente, che dice che è un pre-shampoo che non ho mai provato, e questo invece è uno shampoo ricostruttore di Mater Natura entrambi. Poi di Alchemilla questo bio shampoo capelli normali e grassi alla lavanda ed eucalipto, questo qua, e poi lo shampoo rinforzante di Giada, che anche Giada è un brand che appena posso voglio provare la maschera, perché so che è ottima, e quindi poi piano piano, quando finirò qualche maschera, la voglio provare, quindi la comprerò. Quindi per il momento questo è l'altro prodotto che ho voluto inserire nella mia hair care routine. Tra l'altro devo dire che per questo periodo che c'è questa situazione dei capelli che cadono, sto cercando di evitare di farli sempre lisci, quindi di stressarli quanto meno possibile. Io ho un capello mosso, non è un mosso definito, però è mosso, e quindi mi aiuto ad utilizzare una spuma di Pantene che è molto leggera. Infatti i capelli risultano comunque morbidi, senza nodi, e quindi hanno giusto quel tocco di calore giusto per asciugarli, insomma, dopo aver messo ovviamente il termoprotettore, l'olio che metto io, quello di Olaplex, che fa non solo da termoprotettore ma anche illuminare il capello. E poi ovviamente ho messo, vabbè, la spuma l'ho messa prima, me la metto prima, faccio il mio scrunch
con le mani e poi vado ad asciugare. I capelli sono morbidi, lucidi, belli puliti, profumati, insomma, per questo periodo, quando riesco, cerco sempre di evitare di farli sempre lisci. Voglio vedere se riesco ad avere ancora meno capelli che cadono, perché da quando sto utilizzando dei prodotti che poi ve ne parlerò, sono diminuiti, non tantissimo, però sono diminuiti. E dato che io ho sempre curato i miei capelli da quando facevo la decolorazione, cioè 4 anni fa, ad oggi che non la faccio più, li ho sempre sempre curati. E quindi ovviamente adesso che sono sani, che tra l'altro li taglio, ogni tanto li taglio, insomma, li curo veramente tantissimo con presciampi, maschere e quant'altro, come ho sempre fatto. Adesso che però si sono allungati, li sto curando ancora di più. Quindi non mi va di vedere, insomma, lo so che è il periodo, però sta cosa un po' mi stressa psicologicamente, insomma, perché io ci tengo tantissimo. E so che anche l'alimentazione che sto facendo che è cambiata, perché come sapete sto portando avanti un programma alimentare, quindi mi ha portato a scendere tantissimi chili, e quindi so che anche quello porta in parte alla caduta. Però sostanzialmente diciamo che maggiormente per il periodo autunnale, ahimè, quindi non vedo l'ora che passa questo periodo autunnale per vedere un attimo di risolvere al meglio questa situazione. Comunque, a parte tutto, vi lascio al continuo degli acquisti e dei regali, perché appunto è stato il mio onomastico. Ora vi faccio vedere i regali che ho ricevuto, altri regali che ho ricevuto. Ragazzi, faccio vedere i regali che ho ricevuto per il mio onomastico. In primis i fiori da parte di mio marito e mio figlio, insieme alle palette che già vi ho fatto vedere quando mi è arrivato il pacco. Poi in questo negozio abbiamo trovato, cioè, o meglio lui ha trovato questo negozio vicino a casa che vende le Yankee Candle. Ora vi faccio vedere cosa mi ha aggiunto. Sapeva che io volevo una Yankee Candle che non trovavo da parecchio, lui me l'ha trovata e me l'ha presa. La vanilla lime, troppo troppo bella. E poi mi ha aggiunto un po' di calze, perché sa che io quest'anno voglio mettere le calze, quindi ho preso queste qua la prima volta da Vintiden della Pompea, sia chiare che nere, però io le avevo provate color carne, per appunto, perché volevo vedere se riuscivo a tenerle, perché sono anni che non metto calze, di solito metto sempre i gambaletti, però adesso che sono dimagrita tantissimo voglio provare a mettermi anche le gonne, perché anche le gonne sono anni, anni, anni che non le mettevo, e quindi voglio iniziare a rimettere le gonne. E quindi queste si aggiungono alle altre, perché poi nel frattempo ne avevo prese altre, però anche da 50 den. Poi, oddio, ok. Poi vi faccio vedere il regalo che mi ha fatto mia cognata da Idea Bellezza. Lei sa il mio amore spassionato per i profumi. E quindi mi ha preso questo profumo qui, Séduit, che già così si sente tantissimo ed è bellissimo. Poi ho ricevuto, vabbè, da mio suocero i soldini, che poi voglio vedere se riesco a trovare qualche paio di tronchetto nero. Ma vediamo se li prendo su Shein oppure se li prendo in qualche negozio. Quindi da vicino, vediamo un attimo. Sono molto orientata in verità su Shein, perché ho trovato il numero, ho trovato il modello e tutto quanto. Quindi vediamo.
La mia migliore amica mi ha fatto un kit di corpo e capelli, la confezione è troppo carina, mi aveva messo anche questo fiorellino che lei è troppo dolce, la adoro. In questo pacchetto include una cuffia per la doccia, che lei sa che io faccio tante maschere per i capelli, quindi anche lei mi conosce troppo bene, ossessionata dai capelli, vabbè. E poi include un prodotto per il corpo, il body lotion, questo qua di questo brand, che è alla profumazione di vaniglia, sweet vanilla. Poi un altro prodotto sempre per il corpo, sempre sweet vanilla, questo qua, che è lo shower gel. E poi uno shampoo sempre della stessa linea, sempre sweet vanilla. E quindi questi, includendo le due palette che mi hanno regalato mio marito e mio figlio, sono stati i regali per l'onomastico, perché noi qui a Napoli, non so da voi, ma a Napoli si festeggiano anche gli onomastici, quindi questi sono stati tutti i miei regalini insieme ai fiori che vi ho fatto già vedere. Quindi ragazze, per il momento è tutto, se ci saranno altri acquisti li vedrete poi prossimamente in un altro video. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazze!